Intanto ci ha raggiunto anche Michele Castagnetti. Allora, Michele, noi siamo ancora scioccati per il tuo gol. Insomma, il lupo perde il pelo, ma non il vizio, perché ci ricordiamo ovviamente con il Frosinone com'è andata. Quest'oggi, se è possibile, ci hai scioccati ancora di più e tutto lo studio ti fa un grande applauso, non solo per il gol, ma per il gesto atletico anche che hai fatto davvero pazzesco. Michele, ciao. Sono molto contento soprattutto per la vittoria, perché non era facile assolutamente. Entella era una squadra viva e che il gol sia servito a fare 3 punti è la cosa che ci serviva di più, perché eravamo già incappati nelle sconfitte della partita infrasettimanale. Oggi abbiamo vinto e siamo felicissimi. Però ci racconti come ti è venuto? Perché non sembrava ci provo, cioè sembrava ho ben presente cosa sta succedendo. Sincero, allora, io ho visto il portiere che ha rinviato e io volevo tirarla forte nella zona del portiere, perché il portiere era al limite dell'area e quindi c'erano degli attaccanti intorno a lui. Io ho voluto calciare forte verso la zona del portiere, non volevo metterla lì, però è andata lì, quindi va benissimo. Robby. No, complimenti intanto Michele, naturalmente, e ti comunico che mi devi almeno una corda vocale, perché fra questo gol e quello di Frosinone ce l'ho lasciata abbastanza in telecronaca. Però davvero grandi complimenti, ma complimenti non solo per quanto concerne il gol, ma soprattutto per il ruolo di guida che ormai sta assumendo in questa squadra. Una squadra in cui tutti sono importanti, ma nella quale tu, sentendo una fiducia che definirei quasi incondizionata da parte del mister, stai riuscendo ad esaltare le tue qualità che sono indiscutibili. Sono contento, insomma, del girone di ritorno che sto facendo. Il mister mi dà molta fiducia e questo per un giocatore è veramente importante, forse la cosa più importante. E speriamo di fare, insomma, stiamo lavorando per fare un finale di campionato importante. Questo ci serve a noi, lo vogliamo fortemente. E la vittoria di oggi spero che sia un auspicio per le ultime 9 che mancano. Mauro. Sì, beh, ovviamente non posso che unirmi anch'io ai complimenti. Ti chiedevo questa cosa. Oggi forse l'aspetto più importante della vostra prova, a mio avviso, è stata la pazienza con la quale avete gestito il possesso. Siete riusciti a risalire forse meglio il campo rispetto alle ultime partite, trovando meglio l'uomo dietro la linea di pressione tra le linee, senza la frenesia che un po' si era avvertita magari anche nel primo tempo con la Reggiana, ma giocandola sull'arco dei 90 minuti. Sì, abbiamo fatto una partita, insomma, che avevamo preparato. Campo molto veloce, c'era il vento, c'era il sole bassissimo, nel primo tempo si riusciva a vedere veramente poco. Quindi abbiamo fatto una partita di attesa, anche Nettella comunque cercava di rallentare il gioco, non aveva fretta nel ripartire, quindi la partita la cercava di addormentare. Il primo tempo è andato via un po' così, secondo me, un po' noioso, secondo me, da vedere. Poi abbiamo trovato il gol che ha sbloccato la partita e da lì poi è stata discesa, insomma. L'unica cosa è che magari verso il fine, nel finale potevamo rischiare un po' di meno, però l'importante è aver vinto. Di questo infatti abbiamo parlato anche con il mister. Un'ultima cosa, Michele, cosa ti sei detto poi con Borra alla fine, con il portiere dell'Entella alla fine della partita? Eh no, lui mi ha chiesto se l'avevo fatto apposta e io ho detto che insomma, ho voluto calciare forte ma non volevo fargli gol da 70 metri, però insomma, cioè, spesso no, spesso non è vero, però... Però un paio sono già arrivati. Va bene, va bene. Grazie Michele, ancora complimenti. Ci rivediamo poi venerdì sera per l'importantissimo match con l'Ascoli. A presto, Va bene, grazie a voi. ciao Michele, ancora complimenti.